Allora, io sono Marcus Grande, signore e signori, bentornati nella Sky Factory 2.0. Nell'ultima puntata, anzi, nella prima puntata, abbiamo fatto le basi e abbiamo reso infestate queste leads. Quindi io sono andato un po' avanti, ho preso già un alberello, ho fatto molti alberelli, tutti quanti, tutti belli, perché così andavamo avanti e c'avevamo qualcosa da fare questa seconda puntata, perché se no facevamo il crocco da Indandil, che è questo qua. Adesso vi faccio vedere, non mi ricordo come si fa così. Ne ho fatti tanti, come potete vedere. Piove, governo rado, rompendo gli infested leaves otteniamo le string. Ottimo lavoro, davvero ottimo lavoro. Con le string possiamo fare tante cose, tipo la lana, ma soprattutto la lana. No, non è vero. Con le string possiamo fare i sievest, che ancora non ho capito come si scrivono, e anche se me lo scrivete nei commenti davvero non me lo ricordo. Ecco qua, 9 string, io ce ne ho tantissimissime, quindi possiamo fare badabim e badabem. E otteniamo 1, 2 e le altre invece me le tolgo per fare un bel letto. Olè. Perché le butti Marcus Cron? Non lo so. Allora ci servono stick e pezzi di legno, quindi niente di irraggiungibile. Voilà, abbiamo un oak sleeve. E sempre col pezzo di legno andiamo a fare un lettuccio. Eccolo qua, che mettiamo? Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui, non si può mettere. Non posso mettere questo letto. Il problema del letto è che se tu ti metti qui e dormi, poi perché non si toglie sta pioggia di merda? Andiamo a togliere i rumori della pioggia. Wither, no, Wither, perché il Wither è quello, ecco. Se io metto il letto qui, forse evito di morire nel. Porca puttana, stavo ricadendo. Maledetta croma, vediamo un po'. Non puoi dormire di nottes. Ok, mi sembra giustos. Dunque, signore e signori, adesso che abbiamo il leaves. Prendiamo il nostro libercolo e andiamo a sputtare tutte le cose che abbiamo fatto. Ad esempio, usare un crop per sfogliare e prendere sapling e silkworm. Abbiamo fatto compostare i sapling per ottenere la dirt. Abbiamo infestato le leaf con le silkworm. Abbiamo usato il crop per, esatto, queste qui. Abbiamo anche fatto un sievers che andiamo a mettere qui. Non so se l'avete notato, ma c'è un oak barrels pieno di aquas. Perché anche questo è pieno di aquas, mortacis suas, ma passa a mezzo ai foglies, via, vabbè, ok, si riempie di aquas, perché è il nostro metodo di ottenimento dell'acqua. Se non piove nel vostro mondo, se siete così sfigati, ragazzi, non avrete mai l'acqua. Eh già, siete molto sfigati nel caso in cui fosse. Andiamo a setacciare dentro la nostra dirt per ottenere semi e pezzi di pietra. Attenzione, battaglione, guardate qua, guardate qua, guardate qua, guardate qua. Ok, ne ho fatti soltanto questi pochi 4 ed ho ottenuto un seme di melone, soltanto un melone. Fangula, shamam, tafaratata, sort. Va bene, soltanto della stone. Abbiamo altri oak però. Io questo qui quasi quasi lo romperei. Vediamo un po' così. Vieni qui da papà. Bravo, Kiko. Non ti riempire di acqua, brutto stronzo. Gli dobbiamo fare una sorta di copertura. Quindi facciamo così. E l'acqua non entra più. Mettiamo un altro pochinino di oak per fare un altro po' di setacciamenti. Intanto vediamo che cosa possiamo fare. Probabilmente il libro ci dà delle risposte, anche se io in realtà già le conosco. Collect water in oak barrel. L'abbiamo fatto. Yeah. Or melt sapling in a wood crucible. Non lo sapevo questo, vedi? Vedi, vedi? Il libro, l'esperienza, l'importanza di chiamarsi Ernesto. Craft cobblestone, lo facciamo subito. Facciamo subitissimo, facciamo così, guarda, oppela, e abbiamo craftato la cobblestone. Vai, libercolo, siamo fortissimi. Craft a hammer to turn cobblestone into grave into sand e sand into dust. Ok, questa cosa è giustamente giusta, perché io devo fare con queste bellissime pietrozze un hammer. Se non sbaglio si fa così, eccolo qua, uno stone hammer, mining level the desert. Sì, vieni qui da me. Poi non posso setacciare la dirt, devo ottenere un altro pezzo di cobblestone con tutto questo procedimento molto 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 lungo. E voilà, questi sassi potete anche tirarli, è inutile però potete tirarli. E adesso dobbiamo setacciare, anzi no, scusate, martellare la cobblestone per ottenere la gravel. Eccola qua, la gravel è bellissimissima. E poi con la gravel ci si fa la sand. Eccola qua. E dalla sand, oppela, ci si fa la dust. E con la dust dentro l'acqua otteniamo il cubo di clay.
Beh, è meraviglioso tutto questo. Ok, con la clay, ottimo direi, si può fare la porcellana, ok, con il bone meal. Con la porcellana possiamo fare il crucible, e col crucible possiamo fare un altro crucible che però è cotto, perché prima era porcellanoso, e a noi è porcellanoso e non ci piacciono le porcelle. No, in realtà ci piacciono, però dopo shift mi picchia, ma adesso non sente, quindi no. Ecco, mi è arrivato un pizzone mega galattico, ragazzi, dite no alla violenza contro i Marcus Dici Cron. Sì, invece, i porci come Marcus Io non Cron. Sono porcio. Sei uno schifo. Tu sei una porcia. Aio, mi picchia. Allora, ci serve sicuramente per fare 2, 4, 6, 7, ce ne serve un altro, quindi andiamo a martellare anche questo, ragazzi, anche questo lo martelliamo. E facciamo così. Abbiamo due pezzettozzi di clay, ottimo direi. Ah no, la clay, vedi, la devi rompere e non è sicuro che ti dia 4. Vediamo quanti viene da... È sicuro che tiene di A4, perché dite cose false e mendaci, eh? Vorrei davvero saperlo. Ora, abbiamo la gravel, se non sbaglio, il bone meal. Dove sei? Bone meal. Ce lo dava la sand, mi sbaglio? No, ce lo dà al 20%, che non è male, però dobbiamo avere culo, perché ce ne servono 8 pezzi, quindi sono tanti. Vediamo un po'. Che cosa esce fuori? Niente, ottimo lavoro, e un pezzo di iron, un pezzo di lead e un certo quartz. Ok, va bene, sei un pezzo di merda. Una cosa però interessante che dovete fare se giocate a questo pacchetto non è fare come sto facendo io, ma è farvi setacciare sempre la dirt per ottenere i vari sementi. Perché? Perché con il cibo, anche il cibo può essere compostato. Quindi noi andiamo a fare quest'oggi un po' di orticciuolo. Oppela, abbiamo fatto tantissime di queste. Questa sarà la nostra area, diventerà la nostra area orticciuolo. Ovviamente adesso è tutto molto piccino. Ma questa cazzo di pioggia, man se ne va. Vado a dormire. No, non posso andare a dormire, mi dispiace. Marco Scorno, non puoi. Di qua io metterei altri alberi. Op. Stiamo nelle terre selvagge, mi dice il nostro amico Minecraft. Va bene, se lo dici tu, io ci credo. Oppela. Un'altra cosa che possiamo fare è un mob spawner, ma quello lo facciamo sicuramente in seguito, perché adesso siamo delle seghe mega galattiche. Ok, qui non spona niente, fantastico. Andiamo di qua. E mi dà fastidio, cioè mi dà fastidio il rumore della pioggia, ma mi dà fastidio vedere la pioggia senza sentirne il rumore. Eh già. Ora, il problema dell'orto, ora che ci penso, è questo. Come faccio a fare un orto se non ho l'acqua? Bisognerebbe vedere se si rompe uno di questi, se l'acqua esce, oppure come cacchio... Come faccio a prendere... Ah, abbiamo i bucket di clay! Attenzione! È vero! Abbiamo i bucket di clay, quindi ci serve una fornace per cuocerlo, che altrimenti non funziona. Quindi dobbiamo mettere tanta sand, dov'è? Ah no, in realtà c'ho 3 pezzi... No, sì, aspettate. Ogni 4 pezzi mi dà un pezzo di cobblestone, quindi mi servono 32 pezzi. Ok, possiamo farcela. Eccoci qua, sono passati tipo 4 giorni. Aiuto, c'è Shifty che mi spruzza acqua addosso. Attenzione. Allora, ho fatto un'altra piattaforma, ho messo altri alberi, così abbiamo ottenuto un sacco di dirt, così l'abbiamo setacciata tutta quantas. E ho ottenuto ciò che ci serve. Uno, possiamo fare un sacco di cobblestone. Bella. Con cui fare... Attenzione, perché qui c'è un ma. Se non sbaglio c'è la... Slab furnace, eccola qua, che si fa con le slab e se non sbaglio mi fa risparmiare cobblestone. Allora, si fa con 6 pezzi di cobblestone invece che con 8, quindi buono. Andiamo a farla, la mettiamo qui, perfettolo. Ah, tra l'altro la crafting table, visto che c'è la tinker, prendiamoci questo. Ti prego non cadere torcia, mia unica piccola torcia, bravissima. Possiamo farla trasformare in slabina anche lei. Che però non ci si mette, vabbè, sti cazzi. E qui dentro possiamo finalmente cuocere il nostro on fire con tutta la legna che abbiamo, ragazzi, non è un problema, di legna ce l'ho davvero tanta. Ed ecco qua che cuoque. Un'altra cosa interessante, tu però ti devi togliere. Un'altra cosa interessante è che posso cuocere l'oak per ottenere la carbonella e quindi
finalmente avere una fonte di illuminazione. E yes, perché io ho preparato qui. Allora, ci servono un po' di... ecco qua, un po' di dirt, un po' di sapling. Quanto dirt ho? Oh, ne ho soltanto 9, sono una segaccia, ma va bene lo stesso. Quindi andiamo a fare hop hop. Hop hop. Vorrei fare una fonte infinita, così so dove andarla a prendere. Quindi facciamo così. E... ah sì, posso fare un quadrato, giusto, giusto, giusto. Il problema è che... dobbiamo scendere. Quindi che facciamo? Dobbiamo usare il metodo dell'acqua, quindi è un po' pericoloso, ragazzi. No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Ok, allora facciamo così. Scendiamo piano, 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 piano. Mettiamo questo cubo. Risaliamo con attenzione. Se caschi adesso sei finito. Sei finito. Oh, abbiamo il cubetto con cui fare il nostro... voilà, il nostro legno, tanto chi se ne frega della musica. Oppela, andiamo a prendere l'altra. Oppela, acqua infinita, signori. Ottimo lavoro, ottimo lavoro. Vediamo se qui mi ha fatto la dirt. Ancora no. Me ne mancano 1, 2, 3. Quindi 1, 2 e il terzo ce l'ho in mano. Gnammi, gnammi, gnammi. Allora abbiamo la carbonella. Wow, wow, wow. Con cui fare... dov'è la crafting table? Con cui fare le bellissime torce e comunque con cui cuocere tutte cose. Quindi io direi di andare a mettere delle slabine, che ancora non ho, molto good. Mettere intorno le nostre torciozzole, eccole qua. Bam, bam, bam e bam. È inutile, è soltanto perché voglio vederci, raga. Perché in realtà c'è la mod che ti fa twerkare e quindi la roba cresce. Allora, vediamo se abbiamo preso... altra dirt, perfetto. Io non so fare i conti, no, li so fare. E finiamo questa puntata mettendo il nostro orto. Abbiamo semi ottenuti setacciando la dirt di sugar canes, grass no, ancora no, seed normali. Ah, però devo fare una AOE così, e però no, no, vaffanculo, perché non ho mai gli stick, ragazzi, gli stick. Eccoci qui. Allora, così, e mettiamo qui questo. Questi qui sono meloni e parpipuzzi, quindi li mettiamo così e così. E poi abbiamo, vabbè, grass seed non ci interessa. E poi abbiamo la spruce, che è semplicemente un sapling nuovo. Guardate, plink, e te lo mette. Fantastico. Spruce dovrebbe darci un po' più di legno e meno foglie, quindi forse è meglio fare sempre tutto col sapling. Però è buono avercelo per il futuro, perché ci stanno sicuramente qualche crafting e magari ti chiedono, che so, quello della legna. Quindi, signori, io continuerò a setacciare per voi, continuerò a fare dirt per voi, ma soltanto per voi. E noi ci vediamo alla prossima puntata della Sky Factory 2.0. Spero che vi sia piaciuta questa puntata. Bella di voi. Questo è il mio pene. Ciao!